Buongiorno, ci troviamo all'Acquario di Livorno, acquario del gruppo Costa Edutainment S.p.A., un gruppo che comprende l'Acquario di Genova, l'Acquario di Cattolica, Oltremare, l'Acquario di Livorno appunto e l'Acquario di Malta. Io sono un biologo marino, lavoro qui all'interno dell'Acquario di Livorno in qualità di referente didattico scientifico. Grazie alla collaborazione con Animals House, occupandomi anche io di scienza, è stato possibile creare una vasca su misura, una vasca di 4 metri che ospita i ricci di mare. Ricci di mare che sono animali importantissimi per la scienza, perché attraverso i loro embrioni, i plutei, è possibile stabilire i quantitativi minimi di inquinanti presenti in acqua di mare. Questo grazie a un esperimento che viene condotto insieme ad ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca del Mare, che qui a Livorno ha i suoi uffici e ha chiesto all'Acquario di Livorno collaborazione per questo tipo di ricerche. Siamo al secondo piano dell'Acquario di Livorno, dove abbiamo il rettilario. Rettilario che è nato nel 2015 grazie alla collaborazione con Animals House. Grazie ad Animals House e al nostro know-how è stato possibile realizzare dei terrari su misura che riproducessero nei minimi dettagli quelli che sono gli ambienti d'origine dei nostri ospiti. Molto interessanti sono i fondali 3D, fondali 3D che nel corso di questi anni si sono evoluti, si sono assolutamente naturalizzati, diventando ancora più belli. Abbiamo all'interno di questa mostra, di questo terrario, degli animali molto particolari come le tartarughe ragno del Madagascar, le rane freccia dell'Amazzonia, i draghi barbuti dell'Australia e infine anche il clamidosauro. Sono animali che veramente si sono ambientati molto bene in queste teche e questo appunto grazie al grande lavoro che abbiamo fatto insieme ad Animals House.